Nella domenica del silenzio stampa la Lucchese parla sul campo. Magari non lo fa in modo tecnicamente oxfordiano, ma la sostanza almeno quella c'è. Sull'asse chianese Riboni i rossoneri espugnano il franco Pincelli al cospetto di un formigine piccolo piccolo, anche perché raffazzonato e giovane, molto giovane. Ne scaturisce un match privo di sussulti almeno per un'ora, quando appunto Chianese schizza via e viene affondato in modo maldestro. A Riboni, killer instinct dei neroverdi, non sbaglia dagli 11 metri, così come nel finale. Ancora su assist, il solito Chianese trova un chirurgico rasoterra dal limite per la doppietta personale che fanno 7 in stagione. Alleluia, 3 punti che consentono di tenere il passo della Correggese e di andare alla sosta per riordinare le idee, crediamo, a tutto l'ambiente. Bene, bravo Tris al viareggio di Cristiano Lucarelli, il tecnico livornese pare aver dato solidità e brio alla compagine bianconera, come del resto si era intuito da qualche settimana. Stavolta anche il risultato premia appieno le velleità playoff delle zebre che passano in modo autoritario 3-0 sul campo della Paganese. Romeo apre le danze che poi Benedetti e Pizza chiudono con un lento e mesto tango per la formazione locale, incapace di reagire. Una prova convincente che permette di aprire nel migliore dei modi la lunga ed intensa settimana del viareggio. Giovedì di nuovo in campo Alpini nel recupero con il Pontedera e domenica prossima ancora in casa contro l'Aquila, due gare casalinghe che serviranno a capire se Pizza e compagni possono davvero cullare sogni di gloria.